Gospodine, Signore, izljubavi si nas stvorio. Tu ci hai creati dall'amore. Iz neizmjerne ljubavi prema čovjeku. L'amore immenso verso l'uomo, tu hai mandato tuo figlio. U našim očima izgleda da si... Nei nostri occhi sembra che tu ti sei umiliato prendendo il corpo umano. Ma Signore, questo a te non dà fastidio, perché tu ami. Stvorio si čovjeka na... Tu hai creato l'uomo a tua immagine, a tua somiglianza. E proprio in questo si riconosce la dignità umana. Essere creato come un essere amato da Dio e vivere come tuo bambino prediletto. Signore, tu hai tanto amato il mondo che hai dato il tuo figlio primogenito. Tu hai dato tuo figlio primogenito per un uomo, un piccolo uomo peccatore. Perciò ti prego, aiutami ad incontrare tuo amore, il tuo amore che ci alza di nuovo, il tuo amore che ci dà la forza, che consacra più semplice vita umana, piccolo, debole, lontano da te, peccatore, ma nello stesso momento prezioso nei tuoi occhi e pieno di dignità. Signore, io sono così nei tuoi occhi e questo mi consola, perché in te posso fare tutto, perché tu mi dai la forza. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Gospodine, Signore, ti si došao na ovaj svijet. Tu sei venuto a questo mondo a guarire i cuori affranti. Per mezzo della tua croce e tua sofferenza, tu hai dato nuovo senso alle sofferenze, perché attraverso il tuo dolore hai toccato ogni dolore umano. E la croce non è più un luogo dove il dolore fa vedere sua potenza, ma è un luogo dove inizia la grazia della risurrezione e redenzione. Nella nostra vita, Signore, ci sono tante croci. Qualche croce è difficile portare e spesso non accettiamo certe croci che ci capitano. Abbiamo paura ad accettare la croce perché disturba i nostri progetti. Gesù, anche tu ti sei spaventato, hai pregato, hai sudato il sangue, ma dall'obbedienza alla volontà del Padre tu hai saputo che dopo la croce viene la luce della risurrezione. Perciò, Gesù, ti prego, per mezzo della tua passione, tuo dolore, per mezzo della tua croce, anche noi troviamo la forza per accettare le nostre croci. E accettando le croci, noi raggiungiamo la grazia e la salvezza.
Sada te molim, Gospodine. Signore, adesso ti prego, guariscimi. Sve drugo gubi. Nella tua presenza tutto il resto perde la forza. Ci sono tante ferite che portiamo nel nostro cuore. Il cuore e le anime sono ferite in diverse battaglie di questa vita. Perciò ti prego, guarisci tutte le ferite causate da tante cose quando eravamo piccoli. Guarisci anche tutte quelle nostre opinioni che noi riteniamo ultime, giuste, senza che le abbiamo prese davanti al tuo volto. Signore, a tutte le persone donne, la guarigione dei dolori e le persone che sono tristi per la malattia delle persone care, il vuoto causato dalla mancanza delle persone care, Signore, tu li trasformi nello spazio di un nuovo incontro. Gesù, guarisci tutti i nostri rapporti, tutti i nostri litigi, tutti i litigi nelle nostre famiglie, affinché alla pace che tu semini nei nostri cuori possiamo vivere insieme agli altri, soprattutto insieme al nostro prossimo. Signore Gesù, tua consolazione dona a coloro che sono malati, finché, Signore, tu sia la forza della loro guarigione, che tu sia la presenza e la potenza per andare avanti. Gesù, alla fine ti prego per tutte le anime imprigionate dal peccato. Toccali con tua grazia, liberali con la tua presenza, affinché liberi di questo possano servirti, lodarti nella gioia. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.